Benissimo, sole ancora bello alto e caldo, ci siamo in diretta Radio Studio 97, io vedo ben poco con il sole in fronte, di fronte a me, ma salutiamo anche questa settimana un altro Lido, stiamo parlando del Lido Poseidon, siamo tornati nuovamente da questi amici, li conosciamo molto bene, facciamo vedere un po' in che altezza siamo. Questa è un po' la nostra costa, buongiorno a tutti ragazzi, ecco questa spiaggia libera, ma ora entriamo nel mondo del Poseidon, eccolo qua, pronta la nostra classica vela, le nostre vele ovviamente pronte per segnalare il nostro arrivo ogni volta, ovviamente oggi le smonteremo perché abbiamo altri appuntamenti da farvi vivere, altre spiagge ancora, anzi poi vediamo se riusciamo a fare una bella panoramica dall'alto, torniamo un po' su, così facciamo una bella panoramica prima dall'alto e poi torneremo ovviamente sotto a farvi conoscere anche un po' gli amici del Lido Poseidon. Abbiamo questi due validi collaboratori, eccolo qua, Bagnino è responsabile, ciao ragazzi, grandi, ecco Marco il nostro Bagnino, ciao ragazzi. Ecco, torniamo nuovamente a farvi vivere dall'alto il Lido Poseidon, eccolo qua. Siamo a Crotone, ovviamente ricordiamolo. Spettacolo anche oggi, è stata una settimana caldissima, quella di Ferragosto. Ogni anno intorno a Ferragosto Poseidon ha questa settimana, di anno in anno sua, diciamo così. Eccola qua, guardate che spettacolo. Sembra di essere ai Caraibi, i ombrelloni con i tetti di paglia. Ora scendiamo, tra un po' scendiamo sotto e andiamo anche un po' a sbirciare nel mondo Poseidon. Le Spighe, il nostro partner, il centro commerciale Spighe, il nostro partner estivo, on the beach. Questo è un posto ovviamente in cui la gente fa jogging, il nostro lungomare. Ma quindi scendiamo nuovamente, come vi dicevo, direttamente sotto al Lido Poseidon, Crotone. Eccoci qua, ovviamente pieno di bimbi, quindi cerchiamo un po' di evitare di inquadrare i piccoli. Continuiamo così. Continuiamo ancora, ecco questo è un po' dove abbiamo trascorso un po' tutta la settimana. Eccola qua. Ecco il bar, ovviamente parliamo un po' anche di un posto nevralgico. Un saluto velocemente anche alla nostra Margherita. Ciao Margherita, buona estate, buon lavoro. Ciao, ecco una delle responsabili che troverete sempre al vostro fianco, Margherita. E come un po' tutti i vari collaboratori, ecco un altro di quelli che ovviamente ci tiene a tenere tutto sotto controllo ed ordine. Buongiorno, ciao bello. Il nome così lo ricordiamo. Ferdinando. Ferdinando, grande estate, tu sei uno di quelli che controlla che tutto vada per il meglio insieme ad Enzo. Come sta andando quest'estate, Fer? Ringraziando a Dio tutto bene. Divertente, sì, bella? Sì, bella, abbastanza bella. Bella viva, vero? Sì. Questo è importante. Ancora buona estate, auguro buona estate ai tuoi... Un buon Ferragosto a tutti pure. Grazie ancora, Fer. Buon lavoro, grazie. Stiamo facendo una panoramica di quello che è il Poseidon in tempo reale, eccolo qua. Facciamo una bella calma, ora si è calmato ovviamente tutto più tranquillo per fortuna. Non fa più caldo come i giorni scorsi. Ecco la nostra bella vela, eccola qua. Ovviamente la nostra postazione di là, facciamo un altro bel giro panoramico. La nostra postazione dove puntualmente... Hola, salutiamo questi amici, ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao, anche lì abbiamo più di qualcuno. Buongiorno ragazzi e buona estate a tutti. Buona estate ragazzi, come sta andando quest'estate? Bene, abbastanza bene. Divertente, rilassante, com'è? Qual è il termine che avvicinereste a questa estate? Rilassante, ci voleva. Dopo tanto stress, dopo lo stress, sì. Bene. Va bene così. Anche quest'anno ti ritrovo al Poseidon. Benissimo, è il quinto anno. Caspita. Per cui bello, si sta bene. E ritrovi casa? Sì, perché c'è l'ambiente familiare che ti spinge a stare qua. Bene, grazie ancora e buona estate. Grazie. Ciao bello! Ciao. Anche un altro amico. Ciao. E tu, insomma, sei anche tu un altro veterano, abbiamo più di qualche foto con tanto di maglia, ma quest'anno non ti sei aggiudicata la maglia della radio, ma in ogni caso ti tocca. Grazie, ci sta, grazie. Giusto? Sì. Famiglia, qui al Lido, ovviamente anche sempre, quest'anno. Sempre. Com'è? Come un aggettivo che da abbinare a quest'estate? Come la
la vuoi dire? Calda, vabbè, insomma, non divertente, non rilassante, non... No, rilassante sì, sicuramente. Ok, però comunque calda. Grazie ancora, e beh, insomma, alla fine è estate, penso sia giusto così, anzi, meno male. Grazie ancora e buona estate. Grazie ciao, a te, ciao. Allora, dicevamo, continuiamo ancora ad andare avanti, questa è la nostra postazione con il nostro bel microfonino. Via, continuiamo ancora avanti, andiamo, ovviamente continuiamo un po' con quella che è la panoramica all'interno del Poseidon, eccolo qui. Faccio vedere un po' quello che riusciamo ovviamente a inquadrare, che possiamo inquadrare, eccolo qua. Abbiamo abbassato volutamente il volume in modo tale che Facebook non ci blocca la diretta e direi che è arrivato il momento di salutarci, amici, e ringraziamo nuovamente la famiglia del Lido Poseidon, che ritroveremo l'anno prossimo. È tutto anche per questa edizione di On the Beach dal Lido Poseidon, è tutto, buona serata, perché noi ovviamente continueremo con altre dirette On the Beach fino a fine mese. Una stagione fortissima con 10 lidi che hanno scelto Radio Studio 97. A tutti, buona serata.